Ecco, noi parliamo di poesia, sempre e comunque di tutte le epoche e ovviamente di tutto il mondo. E siamo molto, ma molto sensibili a voi che scrivete poesie, voi che ci state guardando, che avete la pazienza di guardarci, mandateci le vostre liriche con liberatoria, per favore, se non riusciamo a leggerle. Anche oggi abbiamo una lirica di una persona come voi. Devo dire, il livello medio, vi assicuro, è più che buono, ma veramente, sto facendo davvero Tony Kerr, veramente più che buono. Anzi, spesso anche... è meglio di alcuni libri che ci capitano. Sì, sì, anche il linguaggio, l'uso delle parole, rivela una grande cultura e un esercizio. Quindi vuol dire, ecco, mandateci la liberatoria, fate con noi questa trasmissione. Allora, abbiamo due persone graditissime che sono tornate a trovarci. Angelo Conforti, storico della filosofia, presenterà un suo manuale che, quanto è vero il Dio, io uso sistematicamente, perché a volte mi sfugge, bisogna andare a consultare con lui, immediatamente ritrovo almeno il volume che ho io, il primo dei tre. Poi abbiamo Andrea Villani, che è uno scrittore noir, eccolo qua, e poi molte altre cose, ve le vedremo. E poi abbiamo una nuova entrata. Sì, un'attrice. Un'attrice ci siamo. Ci siamo. Il nome lo dici tu o lo dico io? Ma non lo so, io non posso decidere, è lei il direttore. Quindi... Di nome è Eva e di cognome? Deidda. Bene, eccola. Perfetto, allora possiamo iniziare con il nostro micetto. Miao. Silvia, miao? Miao. Sì, vabbè, in ricordo del carnevale, sapete. Vedete, Silvia non è poi del tutto normale, d'altro canto, quelli normali qui di solito non li prendiamo. Lei è un po', come dire, un po' borderline e quindi... Dillo che io vado in giro con la maschera. È vero. Sì, ma non a carnevale. Ad agosto. Ad agosto, ma sul serio, lei c'ha le maschere di gatto e le mette, ma non sto scherzando, Io mi sono abituato, devo dire, una volta per Roma tutta una lunghissima passeggiata, lei con la maschera di gatto, ma era fatti conto novembre. Ho mangiato con la maschera da gatto. No, non ha mangiato i croccantini del gatto. Bene, sigla. Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando poi sarà solo silenzio e freddo tra di noi. Superando i monti verso cieli bianchi di libertà e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. Ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te? Tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Bravo Francesco, tutto live, tutto esclusivamente live. Oh, abbiamo le gemelle Pietriconi, bene, abbiamo anche Carlo Prinzhofer, architetto e principe. Poi abbiamo anche Andrea Damiani, professore di matematica, eccolo qua, Bianca Di Fausto, la persona vicina a Bianca Di Fausto, ecco, lui non interessa, Alessandro Calabro, che non interessa. Paolo Andreocci dall'altra parte, rivediamoli un po' i nostri amici, Vittoria Tolazzi, abbiamo visto Andrea Villani, abbiamo visto Eva, che
che è un nuovo arrivo. Abbiamo Silvia Rossi, eccoli, Francesca Criscuoli e Simona Contarelli, tutte. E poi abbiamo finito qua, perché c'è naturalmente Tony Gargovic e basta, qui nello studio noi due non bastano questi. Francesco Scarcelli. Ci sono anch'io, eh? Come? Ci sono, non ci faccio, ma ci sono. È come se non ci fossi. Non ci... va bene. Ci sono, di Egidio Senatore. Egidio Senatore. Bene, allora, prima lirica. Prima lirica. Sì. Direttore, iniziamo da una lirica veramente stupenda di Mario Luzzi, questo poeta italiano importantissimo, la cui lunghissima carriera ha toccato i punti più salienti, più importanti della poesia italiana, ha toccato probabilmente l'apogeo con l'ermetismo fiorentino negli anni 30 e 40. È stato tra l'altro, un anno prima di morire, insignito della carica a senatore a vita. E questa è una lirica, appunto. Carlo, leggi prima tu. Straordinaria. Amanti, che mi riserva rivederti, amore? Quale viaggio t'hanno dato i venti? L'oscuro avvolge questi giorni chiari, circola forse in questa luce densa qui, dove a macchie dondolanti o ferme, filtra oro ed il vino matura. Spicco dal ciclo questo frutto splendido, chiudo gli occhi su quel che porta seco. O lo stare sulle spine, o il dirsi addio a cuore gonfio, questo tempo nel tempo senza fine. Bene. Cioè, Luca Lorenza mi pare, vero? Ah sì, sì, hai ragione. Te mi pare, no? Piccolo, forse questo invece che ciclo è cielo, però. Cielo. Forse questo ciclo è un errore, cielo. Spicco dal cielo. Questo frutto splendido. Vediamo un istante se abbiamo un testo, per gentilezza. Sì, sì, è cielo. Allora, spicco dal cielo, questo, vabbè, capita. Spicco dal cielo questo frutto splendido. Spicco dal cielo. Pensa, io me l'ho fatto tutto un costrutto sul ciclo. Spicco, pensavo, dal ciclo dell'immensità, certo. Io tiro via questo frutto, è la stessa cosa. È la stessa cosa, non cambia niente. Perché cielo, in questo senso cielo. Questa è la magia della parola. Della poesia. La parola crea. È la magia della poesia. Io me l'ho fatto proprio un costrutto. La parola interpreta la parola. Direttore, ma è un effetto grafico? È un effetto grafico, non sono errori, eh. Tutte le si percepiscono. È solo un effetto grafico. Sembra, guardate, sembra proprio ciclo. Sì, sì, sì. Va bene. Allora, Lorenza. Ok. No, è Graziano. Due volte lo segui lo stesso. Dai. Che mi riserva di vederti, amore? Quale viaggio t'hanno dato i venti? L'oscuro avvolge questi giorni chiari. Circola forse in questa luce densa. Qui, dove a macchie dondolanti o ferme, filtra oro ed il vino matura. Spicco dal cielo questo frutto splendido. Chiudo gli occhi su quel che porta seco e lo stare sulle spine o il dirsi addio a cuore gonfio, questo tempo nel tempo senza fine. Bene, bene, allora. Come ti piace sparigliare a te. No, Tony. È struggente. Accidenti. Accidenti, molto struggente, ma mi piace, siccome c'è sempre qualcuno in piedi qua, sì. C'è sempre una persona che sta in piedi che dà un po' i ritmi. Ora? E adesso? Il direttore. No. Non ci, me... non ci pensi, caro? No. Silvia, lo vuoi fare tu? Non sono all'altezza. Dai, vediamo. Vediamo sono un po'. Gabriella alla porta. Dai. Allora, vediamo un po', Angelo. Amante, a te che cosa ti fa pensare? Che a volte viene dato come un'accezione quasi negativa, no? L'uso comune pensa amanti, due che stanno insieme clandestinamente, sono sposati, oddio, e invece? Qui non credo che il problema sia quello di stabilire moralisticamente chi sono questi, certo, amanti. Qui si parla d'amore, quindi amante nel senso etimologico della parola, coloro che si amano. E quindi che cosa, in questo caso, quale trasporto hai avuto? Qui il... è una lirica tutta piena di emozioni e di immagini ed è molto intensa. Alla fine il collegamento tra il titolo e l'ultimo verso è quello probabilmente più fondamentale, questo tempo più intenso, il tempo senza fine. Quindi il tempo l'amore che non ha tempo poi quando due persone che si amano non stanno insieme, non si danno tempo. È l'unico modo che abbiamo per collegarci con l'assoluto, per entrare nell'assoluto. E quindi in un tempo senza fine. Amarsi significa
vivere un tempo senza fine. Andrea, tu che pensi? Quando si ama, dove sta il tempo? Lo percepisci? Oddio, sai, non me lo so mica chiesto. Può darsi di no, però non lo so. Io sinceramente sono molto colpito dall'oscuro che avvolge questi giorni chiari. Mi sembra molto significativo. Anche qui c'è il tempo, però. Assolutamente sì. Mi sembra molto significativo l'oscuro avvolge i giorni chiari, perché alla fine, se noi proviamo a immaginare nella nostra vita, che sono stati sicuramente giorni chiari, ma lo erano completamente. I giorni scuri erano completamente scuri? Probabilmente no. Probabilmente non esiste un giorno completamente.